È finito? È finito? Dai. E ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Nicky One e oggi siamo su Minecraft Vanilla, la nostra vanilla mia e di mia sorella. Si sto guardando da questa parte. Vedi, sto parlando da questa parte. Niente, io oggi... guardo in quella zona, capito? E oggi... oggi mia sorella non lo sa, ma c'è una sorpresa per lei. Non lo so io. Io non so cosa. C'è una sorpresa per te. Se collabori c'è la sorpresina per te. Va bene? Ok. Allora, ho spostato la tastiera, ha fatto un casino assurdo. Allora, oggi dobbiamo costruire una farm di pepite d'oro semi-automatica. Come quella che avevamo nel nostro vecchio mondo. Sì. Però non dove cadono e si fa male i pigmen, ma dove li uccidi te. Così quando avremo l'incantamento di saccheggio prendiamo molta più roba. Allora, noi abbiamo già preparato la cassa qua fuori. Che c'è già della roba che ci può servire. C'è mica delle torce, perché ho dimenticato le torce. Ce ne ho 41. Perfetto. Non facciamo più le torce. Andiamo. Andiamo nel Nether, felici e allegri. Ultimamente ho preso il vizio a portarmi dietro del ferro, perché finisco parecchio gli attrezzi durante i video. Molto spesso li finisco, quindi mi devo sempre portare del ferro dietro. Ho detto magari così li faccio al volo. Giusto. Io invece mi sbaglio sempre. Attenta a non cadere nella lava per piacere, che siamo pieni di roba. Ragazzi, un secondo, perché siamo un attimo sotto attacco. Gli è preso un attimo l'assalto. Guarda quante vampe! Occhio, occhio, occhio. Occhio al piglin. Occhio al piglin. Ah. Ok. Ma hai dato pure un colpo. Un colpo esagerato. Ok. Devo rimangiare. Con la spada di pietra poi. Allora, i pigmen lasciali stare. Uccidi solo i pigmen. Pigmen. Ormai mi confondo con tutti i nomi. Ho una testa. Non volarti sotto, ti prego. No. Lancialo giù. C'ho un cuore. C'ho un cuore. Allora, qua come vedi ce l'ho già stato. Qua c'è tutta la roba con la pietra nera, il basalto, tutta quella cosa lì. Allora, io direi di farla qua, in questo punto qui. Dimmi che c'è del cibo, per piacere. Sì, ho 22 torte. Ok. In questo punto qua, direi di farla anche qua dove c'è questo bioma un po' verde, vedi? Dove c'è la... bello, sì, mi sì, piace. Sì, sì, sì. Ok, allora in questo punto qua facciamo così. Prendiamo un po' di andesite, no, diorite, scusa, e facciamo un posticino per farli entrare, logicamente. Là, così possono entrare e dire, ah, cavolo, ma così entra. Ok, e questo qua è il posticino. Qua andrà scavato in modo tale che non risalgano, quindi almeno di 3. Facciamo un bel pavimentino di ciottolo. Così, ecco, facciamolo un po' così. Tutto così, ok. Costruttori a 10.000 all'ora. E bisogna farci una porta in questo punto. Esterno. Interno o esterno? Mi sa che abbiamo sbagliato. Butta giù questo. Niente, ragazzi, abbiamo sbagliato. Lo dobbiamo fare da questa parte. Ok, ma perché mi è venuto così? Vai, togli quel blocco. Così. Ok, così va meglio. Meglio. Così va meglio. Ok, così era di uno. E qui devono cadere i pigmen. Poi di qua invece tappiamo e ci facciamo quello che volevamo fare. Ok, lì la porticina. C'è da fare un posto con le slab di sopra, però. Perfetto, in pratica bisogna fare questo lavoro qua. Io direi di spaccare anche qui. Ma tanto per fare una cosa anche un po' uniforme. Vai, pensaci te poi. Adesso qua avanti, per andare avanti, bisogna fare un posto per scendere. Ok. Sì. Poi andando avanti, scaviamo. Ok, ho trovato il mio ciotolo. Eccolo qua. E qui devo scavare tipo una stanzetta. Che è qui dove cadono loro. E qui ci scavo la nostra stanzetta che ci serve. Ok ragazzi, ho fatto questo. In pratica noi abbiamo il posto per uccidere i pigmen. E allora noi dove ci servirà la chest che è qua. Ora vediamo dove metterla. Visto che scenderanno in questi due punti qua. Uno e due. Quindi qua ci andrà un hopper. Qui mettiamo la nostra chest.
di lato, così abbiamo opportunità di uccidere i pigmen. Tanto loro rimarranno così, però noi se vogliamo fare qualcosa di furbo ci mettiamo le slab, logicamente. A meno non potrà andare da nessuna parte. Ok, ho dovuto rifare qualche slab perché non ci andava. E qua sotto uccidiamo i nostri pigmen, che finirà tutta la roba nella chest. Ok, ho obiettato per soluzione migliore, così è più facile anche ucciderli quando cascano. Ok, ora bisogna fare il posto per salire, perché sennò rimarrò chiuso qua sotto e non credo che mia sorella sia felice. No, chiuso lì sotto per sempre, vai, che bello. Sì. No. Almeno possiamo anche risalire, logicamente, perché sennò rimaniamo chiusi qua sotto. Guardate che carino che sta venendo questa parte qua, mamma mia. Ok ragazzi, sta venendo abbastanza bene. Adesso per far scendere i pigmen bisogna metterci delle botole, perché sennò è come se loro vedessero un blocco vuoto. Quindi ce l'abbiamo qua le botole. Eccole qua. Poi ti decori tutto per bene di sotto, che te sei brava. Vedo sì, che sì. C'hai tutta la tua mania di decorazione, che è bellissimo come sta venendo. E brava per le botole, perché almeno non spawnano mob sopra. Cioè per le botole, per le slab. E ho pensato soprattutto a quello. Non è male. Ora potrei provare a uccidere questo pigman. A te l'onore, uccidilo, vai. Però io la... Perfetto. Guarda un po'. Sono tutti di sotto, eh. Eccoli lì. Che cascano. Perfetto, mi piace. Guarda un po'. Stanno arrivando. Sentili. Sì, sì, li sento. Vado di sotto e vediamo se riusciamo a ucciderli tranquillamente. Che casino che fanno. Saltano. Ok, vediamo cosa abbiamo guadagnato. Cioè, oltre che prenderci gli XP, prendiamo anche le pepite d'oro. E continuano a scendere perché sono sempre arrabbiati. Magari con una spada con saccheggio e magari una spada più forte riusciamo a prendere un po' di più. Oh, funziona benissimo. Giusto per dare un po' di... Ti piace quello che ho fatto? Sì. Guarda un po'. Bello, mi piace, mi piace. Sembra proprio la morte dei pigmen. Qui deve rimanere logicamente tutto buio per far spawnare più mob possibili. E ora passo qui in mezzo, do un colpo a un pigman e si arrabbiano tutti. Mi vedo. Guarda un po' quanti sono. Raga, sembra abbastanza efficace. Guarda un po' la chest. C'è delle bello, pepite. Bello, pure quello che fai. Ok, ci metto anche delle pepite anch'io, così almeno. E poi continuano a scendere dopo che si sono arrabbiati, perché sono proprio tutti qua. Con la spada con saccheggio, secondo me, è una cosa buona. Niente ragazzi, sono contento che funziona. Poi la sistemeremo ancora meglio, la faremo migliore. Tutto quello che dovevamo usare grazie, l'abbiamo usato. Un'altra tramoggia, ma non credo mi serva. Devo rifare una spada mentre andiamo via, perché l'ho finita. Ok, ora tocca una cosa. Visto che la collaborazione è stata fatta, come di patto c'è la sorpresa. Yeah. Yeah. Andiamo a vedere. Adesso ti porterò a vedere la sorpresa. Allora, è giorno. Buongiorno. Visto che è giorno. Buongiorno. Allora, visto che lo scorso video non c'eri, noi, cioè io, vabbè, sì, per noi, perché siamo i nostri spettatori, abbiamo creato delle cosine nuove. Ok, una cosina nuova. Visto che questa è la casa mia, io ho detto, costruiamo anche la casa tua. La sì, casa mia, questa è casa tua. Devi uscire e guardare e cercarla. Ok? Ah. Aspetta, vieni qua. Vuoi vederla di giorno o di notte? Non lo so, è più bella di giorno o di notte. È bella in tutti e due i casi, però questa la devi decidere. Vabbè, te però se è bella. Ok, ora siamo usciti di casa e gliela dobbiamo vedere se la vede. Acqua. Acqua. Dove stavi guardando era fuoco. E non, non incendio, perché sennò si incendia tutto. Dimmi te com'è, se ti piace o no. Cioè vedo pure lo stagnetto artificiale. Sì. È bellissimo. Che bello, il mio materiale preferito poi. Che laggatona che ha tirato. Piace? Il legno bellissimo. No, mi piace tantissimo. Il legno di squercia scurissima.
Sì, mi piace, poi è il mio legno preferito, quindi entriamo dentro. Un po' piccola, però è bellissima. È una casetta piccolina. Collina essenziale. Essenziale, cioè per cominciare. Bellissimo. E questo ho fatto anche il bonsai. E il fiorellino che mi hai dato. Hai visto? Sì, carino, sì. Ti piace, ti piace. Sì, mi piace, sì, mi sì, piace. Sì. Qui c'è la cassa che tieni, ti regalo una bacchetta di blaze e 5 pezzi di ferro e il piccone di diamante. Grazie, grazie. Ah, ci metto pure le porte. Oh, perfetto. Poi il tavolinetto, così magari vengo a mangiare vengo a mangiare qualcosa insieme a te e mangiamo qualcosa insieme, logicamente, ogni tanto. Non ho fame io. Strano. Poi l'illuminazione la devi guardare te la sera. Cioè, sembra fatta sembra abbastanza carina, sembra. E da lontano si vede. Carina, comunque. Carina. Va sì, bene? Sì, è bella, bella. Mi piace, mi piace. Con la spiaggetta di qua che ti puoi fare la spiaggetta con gli ombrelloni, come ti piace a te. Sì, che bello. Va bene. Grazie. Grazie. Okay, grazie. Da 1 a 10? Sì, sei felice. È bellissima. È un puff. È bellissima. Un puff. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervi altri video, commentate soprattutto, seguiteci anche sui social su Facebook, c'è la pagina Facebook, Instagram, Twitter e Discord dove c'è il nostro server Discord. E per questo video oggi è tutto, ciao ragazzi! Ciao!